e benvenuti al talk show Viaggiante. Oggi sono a Milano e ho il piacere di incontrare Pierluca Narraccio. Descrivervi Pierluca Narraccio in due parole è impossibile e io preferirei lasciargli tutto il tempo. Ci sono tre progetti in particolare che vorrei toccare con te. Il primo è Dedicare Academy o Dedicare Academy. Organizzi corsi online per portare risveglio, consapevolezza e il sapore della libertà attraverso le parole. Dedicare Academy nasce come associazione con l'obiettivo di portare la mia esperienza di professionista della salute verso tutti i professionisti e verso quelle persone che stanno vivendo un percorso di cura e quindi un percorso verso il benessere. L'idea è quello di partire dalla centralità della persona, quindi considerare la persona come essere unico ed irripetibile e quindi costruire intorno alla persona una rete di professionisti, una rete di competenze e una rete di specialità che tutte insieme, come un grande puzzle, si costruiscono intorno alla persona. Mi sembra un'idea eccezionale. Quindi ricordatevi dedicareacademy.it. Potete visitare il sito e subito farvi un'idea di che cosa si tratta, anche se ne hai parlato in modo breve ed esaustivo al tempo stesso. La seconda cosa che vorrei tu mi spiegassi, che mi affascina tantissimo e trovo che sia una cosa assolutamente geniale, riguarda l'ospedale a chilometro zero, cioè l'ospedale portato a casa del paziente, ed è Global Therapy Solution. Sì. Global Therapy Solution è l'azienda l'ultima che ho creato, nasce dalla fusione, io dico, di due anime, la mia e quella di un caro amico prima di tutto e di un grande professionista, Giuseppe. Insieme abbiamo deciso di creare un'azienda che sviluppa servizi che vanno verso la persona. L'idea è portare quelle terapie che oggi sono ad uso ed esclusivo ospedaliero, portarle a casa della persona. Questo perché nell'ambiente familiare la persona è nel suo ambiente, quindi c'è una maggiore aderenza, una maggiore partecipazione alla terapia e alla sua vita, perché non deve spostare, una riduzione dei costi, minori disagi, quindi è un vantaggio globale. La sfida e la rivoluzione che vogliamo portare è proprio quella di abbracciare l'azienda e i servizi e portarli verso la persona anche qui. Ovviamente c'è una selezione delle risorse, una formazione in filosofia delle risorse, certo, umane. Soprattutto la selezione è il primo step. Quello su cui investiamo maggiormente è proprio la formazione, perché l'idea è di portare dei professionisti che abbiano anche quelle competenze, come può essere la programmazione neurolinguistica, che è determinante per entrare in una comunicazione, in una connessione, dico io, efficace col partecipante. Anche la mia grande rivoluzione è quella di cambiare l'etichetta paziente con partecipante, perché paziente a me personalmente dà l'idea di una persona che riceve, supporta, esatto, passivamente paziente. Un processo. Partecipante è qualcuno che partecipa attivamente anche al suo percorso di cura, che ci mette tutto se stesso. E quindi oltre ai medicinali, oltre alle cure mediche, c'è anche una cura dedicata al rapporto medico-paziente, al rapporto infermiere-paziente, che è bellissimo. Io ti faccio tanti auguri per questo progetto, Pierluca. Prima di procedere con il nostro itinerario, voglio presentarvi il libro di Pierluca che si chiama Le parole del benessere. Le parole del benessere nasce dal tuo desiderio di parlare delle parole come di uno strumento potente per creare la realtà. Vogliamo approfondire questo aspetto? Le parole del benessere è un lavoro che nasce proprio da un'osservazione durante un meeting dove c'era un tutor che riportava dei dati di una ricerca clinica. E quello che mi è balzato all'occhio è che il 22% di placebo, cioè persone che avevano la convinzione di prendere un farmaco, aveva un outcome positivo, cioè una guarigione. E lì si è accesa una lampadina. Certo. E ho detto, noi possiamo generare placebo.
lo possiamo generare attraverso l'uso delle parole. E di lì è partito per me un percorso che non so quando mai finirà, perché è un percorso di studio e di ricerca su quello che le parole generano internamente. Lo studio dei tre cervelli, delle emozioni, degli ormoni, perché poi ciascuno di noi, a seconda delle parole, dei pensieri che sviluppa, ciascuno di noi genera internamente una cascata di ormoni. Ormoni positivi che ci portano al benessere, allo stare meglio e in taluni casi anche alla guarigione. Quindi la parola che guarisce. Sì. Guarisce e finanzia la ricerca sulla SLA. Quindi per ogni copia acquistata sappiate che un contributo va alla ricerca. Pierluca, io devo proseguire il mio viaggio, è stato bellissimo incontrarti. Io vorrei avere la possibilità, e ti chiedo di promettermi, di ritrovarci ogni qualvolta c'è un aggiornamento che vogliamo dare, perché hai dei progetti bellissimi che meritano molta attenzione e anche il supporto di chi ci guarda in questo momento. Grazie, è meraviglioso portare avanti questa missione e io dico sempre, se ami quello che fai, non è lavoro, è piacevole ed è una vera missione, perché nasce da dentro, nasce dal cuore. Grazie e spero che siate anche voi missionari. Ciao! Tutti noi. A presto, alla prossima. Ciao!